Radio Esercito presenta Radio Chat. Personaggi famosi ai microfoni di Radio Esercito. Radio Chat. Solo su Radio Esercito. Ben ritrovati su Radio Esercito con Anna e Manuel. Oggi ai microfoni un ospite nato e cresciuto a Roma, conosciuto per aver interpretato innumerevoli ruoli sul piccolo e grande schermo. È con noi Filippo Nigro. Benvenuto ai microfoni di Radio Esercito, Filippo. Benvenuto, Filippo. Ciao, grazie a voi per avermi invitato. Come stai? Come stai, Filippo? Sto bene, diciamo, compatibilmente col periodo così speciale e particolare per tutti quanti, ma insomma si procede. Sì, è una domanda da non sottovalutare in questi periodi. È vero, è vero. Sì, no, infatti, se, cioè, nel senso, no, il consueto, sì, tutto bene, ti viene un po'... È un po' diverso. Meno in automatico, no? Meno, bisogna un attimino ragionarla, esatto. Benvenuto intanto. Grazie mille. Sei nato e cresciuto a Roma, hai frequentato il liceo classico, poi la facoltà di lettere alla Sapienza, indirizzo di studio storia medievale. Cosa ti ha spinto poi a frequentare il centro sperimentale di cinematografia dove hai trovato l'immensa Lina Wertmüller? Beh, guarda, sì, è vero, non lo so ancora, nel senso sono quelle dinamiche, quelle sliding doors particolari che anche guardando indietro non è un motivo preciso, sinceramente. Sì. A me a volte piacerebbe dire, no? Parlare di vocazione, no? di chiamata, di qualcosa così, ma non è esattamente vero, cioè, nel senso che io amavo il cinema, ero incuriosito dalla recitazione, dagli attori, ogni volta che vedevo un film, fin da quando ero ragazzino, però più di quello. Questo non un po' c'era. Come tutti, io... no, Filippo? Nel senso, chi è che non piace il cinema, insomma. Bravissimo, cioè poteva essere una fissazione un po' più particolare fin da quando ero piccolo, ma inconsapevole sicuramente. E così come è stato, credo, inconsapevole il diciamo, letteralmente prendere il bando di concorso e scrivere la domanda, compilarla e mandarla al centro sperimentale. Cioè io ricordo perfettamente che ero uscito dal liceo e iscritto all'università e contemporaneamente feci questa cosa, ma con una, diciamo, convinzione pari a, non so, non dico ma come chi lancia dei dadi. Ed è una cosa che mi è capitato di fare nella vita spesso, no? E quindi sicuramente il fattore fortuna e anche l'inconsapevole l'incoscienza appunto di intraprendere certe cose. Infatti poi quando poi la situazione è andata avanti io ero sorpreso e spaventato perché cioè mi chiedevo oddio, ma che mi hanno preso veramente? Adesso, non ci credevo, cioè, dove sto andando? Sì, perché per me era una così, insomma, un filo di dadi, una puntata, come potrebbe dire, vabbè, dai. E c'erano delle avvisaglie che poi uno può ritrovare, può, no, dei segnali, eccetera. E ti ricordi però che tu, sin da piccole cose così, però che io non ho mai colto così, diciamo, clamorosamente. Per cui fatto sta che poi è entrato al centro sperimentale, è vero che ho avuto un momento di assestamento perché non me l'aspettavo proprio. E poi, come in una, diciamo, insomma, molto ironicamente, ma in modo bello, alla fine è successo che ho detto, ma questa cosa mi piace veramente, cioè ha coinciso veramente con quello che avrei voluto fare o forse con l'unica cosa che mi sarebbe riuscita bene, non so, perché non ho la controprova su altri fronti, però ecco, un percorso un po' all'inverso, cioè rispetto a chi ha il sogno di voler fare questo lavoro o comunque chi sin da piccolo, appunto, ti capita di sentire bambini, anche i miei figli, poi io ne ho tre, e c'è la femmina che mi dice, papà, io voglio fare l'attrice, chiaramente ha un attore in casa, eccetera, d'accordo, ma ecco, io non mi si raccontano queste cose, no? E per cui diciamo che il meccanismo, il click è stato veramente un po' così, casuale. Un colpo di fortuna, la possiamo chiamare così. Sì, la fortuna nella decisione di entrare e fare la domanda per entrare al ciclo sperimentale. Poi dopo, chiaramente, insomma, quegli anni l'ho fatti e mi sono impegnato e poi ho scoperto che mi piaceva veramente, insomma, ho trovato una rispondenza, diciamo. Filippo, nel 1992, per ben due produzioni di successo con il regista Ferzan Özpetek, giusto? Hai lavorato con lui. Che ricordi hai di quelle lì? Perché mi sa che era l'inizio.
era proprio l'inizio, sì, io non avevo nemmeno fatto ancora i RIS, e quindi diciamo le fate ignoranti, beh, mi ricordo un... Peraltro oggi è il compleanno di Ferzan, tra l'altro. Facciamo gli auguri. Tanti auguri a Ferzan, e no, a cui devo molto, perché le fate ignoranti è un ruolo... Insomma, il gruppo di amici di Margherita Bue e Stefano Accorsi in questa casa al gazzometro, con la storia bellissima che sono le fate ignoranti, e anche lì io ricordo di aver fatto neanche un provino, cioè un incontro, perché Ferzan non fa veri e propri provini, e non ricordo nemmeno, parlammo, cioè telecamera davanti, io seduto su uno sgabello. Una chiacchierata. So solo che tempo dopo, quando mi prese, disse che tutti ridevano al mio provino perché ero talmente schizzato e agitato che mi muovevo talmente tanto che entravo e uscivo dall'inquadratura, che letteralmente sparivo dall'inquadratura, e questa cosa era abbastanza assurda. Insomma, per un attore credo proprio di sì. Sì, no? Ero talmente in... E quindi, niente, quello è stato l'incontro con Ferdinand, è stato sulle fate ignoranti, e come fa sempre lui, appunto... dalla lettura che in genere avviene a casa sua, nel suo appartamento, con tutto il cast, e sviluppa una storia e ti ritrovi da un personaggio di contorno, poi magari a fare qualcosa di più interessante, di personaggi che crescono, ha un metodo di lavoro molto coinvolgente, molto bello ecco, diciamo, sui film di Ferzan, e io anche in quest'ultimo che ha fatto ho accettato con gran piacere un ruolo, nel senso che tutti i ruoli nei film di Ferzan hanno una storia, un racconto, e non è comune a tutte le sceneggiature, a tutte le storie che si raccontano in genere, dove ci sono dei personaggi protagonisti che tirano e trainano la storia e altri sullo sfondo, diciamo. No. Diciamo, quello più o meno, tecnicamente non è stato il mio esordio cinematografico, perché avevo fatto qualche altra cosa, ma anche io lo considero poi il primo, infatti, poi, sì, poi il primo, infatti poi dopo mi arrivano la finestra di fronte, che appunto è veramente, sì, invece il ruolo più importante, e che mi fa un po' partire poi, insomma, da lì. Ma a proposito dei tuoi personaggi proprio, hai interpretato un numero incredibile di personaggi differenti. Ricorri sempre a una preparazione accademica o a volte metti semplicemente te stesso? Insomma, quando ti viene affidato un ruolo, come ti prepari? Beh, in realtà la preparazione cambia in genere, nel senso che io potrei dire che non ho realmente un metodo particolare a cui mi aggancio ogni volta, no? Al di là delle cose banali che possono sembrare, diciamo così, ma che sono la base del nostro lavoro, cioè la ricerca del personaggio, sapere il personaggio che va a interpretare, imparare ogni cosa che è importante, che è rilevante, no, su quel personaggio, e cosa pensa, chi è, che famiglia veniva, aveva dei figli, aveva delle sorelle, com'era, cioè veramente costruire una specie di mondo che non c'è nella sceneggiatura, che non è mai stato scritto, che tu crei, che tu immagini, che ti serve. E dopodiché, però, diciamo, io realmente mi baso molto sullo scritto, sulla sceneggiatura, sulla conoscenza della storia di cui farò parte, perché spesso, e questo l'ho sempre pensato, cioè a volte uno è attratto da un bel personaggio, ma in realtà bisognerebbe essere attratti dalle storie scritte bene e che significano qualcosa per te, per cui mi è capitato, fortunatamente raramente, di fare un bel personaggio in una storia che non mi convinceva, ma al contrario, quando leggi un copione, una sceneggiatura che ti commuove, che ti muove qualcosa, eccetera, è sempre qualcosa che vale la pena interpretare, e in quel contesto entri anche con più facilità. Parliamo un pochino di cinema. In questo momento i cinema sono chiusi, ovviamente, ma tanti film li possiamo vedere sulle piattaforme streaming. Pensi che questo legame, che è nato un po' per forza, diciamo così, continuerà anche nel futuro? È un bene, o si tornerà al cinema appena riaprono? No, io penso che qualcosa, cioè che nulla sarà più come prima, purtroppo, da vari punti di vista. E per rispondere alla tua domanda, io penso che questa cosa rimarrà un'opzione. Spero comunque che la priorità per un film che nasce, viene pensato per le sale cinematografiche,
spero che ci sia sempre il diciamo come sbocco finale e la prima uscita, quella cinematografica. Non penso che questa, cioè il cinema ci sarà indubbiamente, però le piattaforme, le nuove realtà, appunto, vabbè, Netflix, Amazon, ma anche Disney, e ce ne saranno altre probabilmente, sì, saranno un'opportunità in più sicuramente per tutti, anche perché poi ovviamente adesso si è creato anche una specie di triste ingorgo, diciamo, di uscite di film che dovevano uscire a marzo scorso, all'inizio della pandemia, e che non sono mai usciti, nel senso ne saremo sommersi sì, appena sì, si riaprono le sale cinema, chissà quanti ce ne saranno, insomma. No, esatto, ma poi soprattutto non è che potranno uscire tutti insieme, no? Per cui è come una lunga fila che si è formata, venuta a creare. Io spesso ho finito un film a fine novembre, per dire, se non ci fosse stata probabilmente la chiusura dei cinema, la pandemia, magari l'uscita normale, ideale, sarebbe stata febbraio-marzo, chissà quando esce. Quindi si viene spontaneo a chiedere, e le dinamiche dei produttori sono vedere altre vie e cautelarsi e immaginare che il film dice no, ecco, sarebbe uscito in sala, ma uscirà magari e fanno un accordo con Netflix o con Amazon. Quindi sì, questa è una situazione che se non altro ha garantito l'uscita e la realizzazione di lavori fatti. Ecco, comunque, diciamo che comunque se non siamo andati al cinema, almeno a casa abbiamo potuto godere in qualche modo dei film italiani, stranieri che siano, sì, dei vari film. Ripeto, l'emozione non è retorica. Certo che appunto l'emozione che ti dà la sala cinematografica, un film, almeno alcuni tipi di film visti nella sala cinematografica, e poi con l'uscita sulle piattaforme è sempre, diciamo, no, auspicabile. Cioè, speriamo che le sale vengano riaperte più presto quando sarà possibile farlo. Lo speriamo anche noi. Inoltre, Filippo, hai fatto televisione, cinema, teatro, serie TV, davvero tantissimo. Ma che rapporto hai con la radio? Beh, è un rapporto bellissimo in realtà, perché vabbè, innanzitutto io da sempre, cioè radio in cucina, se sono a pranzo a casa la radio è accesa, la sera non posso farlo perché protesta la famiglia, cioè, tre bambini, immagino, figli, no? Esatto, o comunque insomma mi prendono in giro proprio per questo, no? Forse l'hanno visto pure un po', magari è brutto dire, un po' come un vecchio rincoglionito da questo punto di vista, perché dai bambini, quelli più piccoli, diciamo, ma che stai a sentire, eccetera. Però per me veramente è sempre stato neanche troppo una presenza di sottofondo, come spesso si dice. Ripeto, ci sono programmi realmente che mi piacciono, e quel momento in cui a me piace cucinare, sto cucinando, o in cui pranzi, i bambini sono a scuola, è quel momento bellissimo, la mezz'ora che sei solo libero, proprio, ah madonna, cioè che stai lì, che ti leggi il giornale, hai la radio, ti ascolti. Ripeto, io non mi immagino una cucina senza radio, quindi senza calcolare poi anche la radio a volte sentita anche in macchina. Comunque sempre da ascoltatore, vero Filippo? Non sei mai stato dietro al microfono? Sì, ho fatto qualche cosa insieme a Enrico Magrelli, il grandissimo Magrelli, che coinvolgeva noi attori con la sua mitica trasmissione Hollywood Party su Radio 3, per cui periodicamente chiamava degli attori a co-condurre la trasmissione con lui. Scusa Filippo, cosa ti diverte di più? Stare dietro al microfono o stare davanti alle casse per ascoltare la radio? Ma ti dirò, poi tra l'altro il film che ho appena fatto, che è una commedia molto carina, il mio personaggio è un conduttore radiofonico. Il film era ancora uscito, quindi sarà anche divertente, perché ho avuto scene, ho girato all'interno di un acquario, ecco, sì. Esatto. Che cosa mi diverte di più? Ma devo dire che lavorare in radio è per un attore, d'accordo, ormai avete tutti quanti le webcam, le cose per cui ti rompono le palle anche lì, no? Per cui sai che vieni ripreso e va tutto sui social, certo. Però non è mai la stessa cosa, nel senso il livello di anche se noi siamo abituati magari, però ecco, questo fascino dell'usare la voce e di poter stare sereno, tranquillo da un altro punto di vista, mi è sempre, visto dal punto di vista dell'attore, affascinato e rilassato. Ah, che bello, cioè sono queste, non levando nulla, diciamo, la difficoltà, la bravura e tutto quello che serve per fare, diciamo, radio, però diciamo, ecco, quando io le poche volte l'ho fatto,
ero divertito, mi muovevo, cioè mi toccava, cioè, insomma era bello, esatto, era bello, sì, non è così, essere svincolato da... Poi una cosa importante, non c'è trucco e parrucco. Ora so che per te il parrucco, esatto, probabilmente non serve, vero, no, al cinema, esatto, però insomma in radio proprio niente. Ma sì, no, ripeto, come vai vestito, cioè, insomma, voglio dire, ripeto, poi magari adesso è vero, ci sono le cose, perché quando vai ospite in qualche trasmissione radiofonica invece ti rendi conto che è cambiato un po' tutto anche lì, per cui 2 secondi dopo ti vedi in post la cosa, e quindi in realtà penso che ora anche quando uno va ospite in radio è quasi come un passaggio, diciamo, televisivo, no? Per sì, cui certo. Anche quello un po', anche quello un po' cambiato. Sì. Però no, la radio, ripeto, il rapporto con la radio... Ma anche in macchina, insomma, loro sentono la, voglio sentire la musica, io dico no, aspettate, e sento un po' di tutto, insomma, quindi no, il rapporto è ottimo, dai, da tanto tempo, direi. Beh, siamo contenti, adesso c'è anche Radio Esercito da poter ascoltare, ma voglio chiederti un'ultima cosa, certo, che riguarda il cinema, il Festival di Venezia 2020, che ha riportato un po' fisicamente il cinema tra la gente, ed eri l'unico italiano nel cast The Book of Vision. Ci racconti un po' il tuo personaggio? Sì, questo è appunto, ecco, classico esempio di film, in cui far parte di un film come quello è veramente un lavoro di squadra, è un film complicato perché è scritto insieme da Carlo Interman insieme a Terence Malick, per cui i temi di quel film sono così, diciamo, lontani, profondi, assoluti, cioè il senso della vita, chi siamo, sì, da dove sì, veniamo, sì. Il film è tra il presente, i giorni di adesso, il passato, e nei giorni presenti parla della medicina, e nel passato questo stesso protagonista è un medico, Charles Dance, no? L'attore del Trono di Spade, e è molto bello, era pure impressionante come appunto rispetto ai momenti in cui viviamo, cioè il modo in cui la medicina è cambiata, quando è che il medico, diciamo, ha smesso di ascoltare, toccare il paziente, parlarci e avere quel rapporto lì, diciamo, dal 1800, 1700, 1800, e in che momento è diventato diciamo un corpo da studiare, quasi fosse una macchina, quindi da esaminare, diciamo, in modo più freddo, e quindi parla di questo, parla di altro. Io, il mio personaggio, è un personaggio cattivissimo che solamente prende e vive nel passato ed è l'elemento, diciamo, io malvagio della storia, che c'è sempre in ogni storia, ed è un ufficiale austriaco sposato con questa donna che, vabbè, ne fa di tutti i colori, e ripeto, è un personaggio che rappresenta un po' il male che in ogni periodo storico uno, se vuole, può rintracciare e ritrovare. Filippo, è stato un film particolare. Posso azzardare a dire che è un genere di film che forse non avevi ancora fatto? Ah, assolutamente, certo, un po', mi era capitato i film, diciamo, in costume, ma diciamo che non l'avevo mai fatto così, indubbiamente, quindi è stata una grande esperienza, e ecco. Bene, siamo molto contenti, non vediamo l'ora di vederlo, ancora non l'ho visto. No, nemmeno io, purtroppo, in effetti, però già solo da questo spoiler, però questo adesso trailer, ecco, anzi, ci ha invogliato. Ci ha invogliato molto. Faremo una serata film. Filippo, guarda, per chiudere questa intervista, questo spazio che ci hai dedicato, volevamo chiederti di scegliere una canzone a cui sei particolarmente legato e dedicarla qui su Radio Esercito. Allora, sì, magari il titolo non è molto allegro, ma così, proprio io in genere sono così sincero, quindi è una canzone che, appunto, che a me è molto cara da sempre, che se posso riascoltare a ripetizione, cioè tipo 20 anni, 30 anni fa, come adesso, se accendo la radio in macchina e la canto e me la sento, è una canzone dei Police, che è un gruppo che io ho sempre adorato, beh, che ho anche visto suonare dal vivo, e la canzone la conoscono, penso, veramente tutti, e si chiama So Lonely, e che è un titolo un po' così triste, ma diciamo il ritmo di questa canzone è particolarmente, le parole anche sono belle, e io ogni volta che la sento, diciamo, insomma, i classici collegamenti che la musica ti provoca, no? Certo, diciamo, cioè, ti trasporta, sì, indietro nel tempo, eccetera. Pensa, quindi, che lavorare, ecco, in radio ce l'abbiamo di continuo a volte, queste cose. esatto. Vabbè, grazie, hai scelto, Filippo, comunque una classic rock. Filippo, hai fatto contento la metà dello staff di Radio Esercito, sta tranquillo. Quindi noi ti ringraziamo per essere stato con noi ai microfoni, e adesso ascoltiamo la tua dedica. Ciao Filippo, grazie. Ciao, grazie. Radio Chat,
solo su Radio Esercito.